siamo tutti concordi nell'affermare che così come è stata progettuata non è, la ciclovia del Garda non è sostenibile ambientalmente, economicamente, presenta molti punti di criticità rispetto alla sicurezza di pedoni e di ciclisti. Quindi chiediamo una rimodulazione, chiediamo di valutare delle alternative, un'alternativa c'è che è la via d'acqua, che tra parentesi è stata anche prevista dal decreto ministeriale che contiene proprio le ciclovie di interesse nazionale. Sono stati fatti degli esempi, dei paragoni con ciclovie di altri paesi, le differenze sono notevoli, c'è un impatto ambientale e anche una pericolosità estrema in quest'opera. In altri paesi non si sono realizzate le ciclovie a ridosso del lago e da noi è veramente problematica la realizzazione in questo senso, perché abbiamo la montagna, le falesie, la strada Gardesana che è stata costruita negli anni 30 quando il transito era di pochi autoveicoli, poi ci sono questi tratti che a strapiombo che non permettono la costruzione di piste ciclabili sulle spiagge, quindi va valutata anche un'alternativa alla spiaggia, ma anche alle passerelle a sbalzo.